Eneba è lo sponsor di questo video, marketplace dove è possibile acquistare le proprie key di gioco sia su PC che su console, oppure anche degli abbonamenti o programmi per PC e crediti in game. Eneba è uno store in espansione, che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4 stelle e mezzo su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami, e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati, però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata, tutti i link del caso li trovate in descrizione. Good morning YouTubers, ciao a tutti ragazzi. Ho appena concluso la sessione pomeridiana di live, vi ho registrato una partita giocata in live, la prima partita una volta entrati nel portal per rivedere le mappe vecchie. E devo dire che è stato il momento, finora, fino in questo momento, in cui davvero mi si è aperto il cuore, non so come spiegarlo. Mi è piaciuta da Dio come è stata rifatta la mappa, è bellissimo giocarci. L'unica cosa che stona un po' è l'HUD di gioco nuova nelle mappe vecchie, ma per il resto è veramente amore a prima vista. Su Valparaiso, corsa. Cavolo, corsa su Bad Company 2 era il top, una modalità migliore, nelle mappe migliori studiate per corsa insieme a quelle di Battlefield 3. Quindi se anche voi siete di quei tempi, avete giocato a Battlefield in questi tempi e non avete ancora provato a giocarci perché magari state aspettando il 19 o siete ancora indecisi se prenderlo o meno, la prima cosa che volevo fare è caricarvi questa partita. Sarà una partita raw, cioè non ci parlo sopra fino alla fine. Non è questo il video in cui parliamo delle mie impressioni del gioco, anche perché devo ancora scoprirne più della metà, quindi non è ancora il momento. Devo ancora formarmi un'opinione completa a riguardo. Per il resto noi ci vediamo dalle 9. Verso le 9:30 creeremo un server portal per giocare tutti insieme. Il link per la live ce l'avete come al solito qua nei commenti. E nulla, vi lascio la partita ragazzi, lasciatemi voi qua nei commenti le vostre prime impressioni, che cosa ne pensate. E per il resto poi ci sentiamo prestissimo.